Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è con voi. E con il tuo spirito. Iniziamo oggi il tempo dell'Avvento. Lo iniziamo anche con la celebrazione dei due battesimi. L'Avvento è l'inizio della vita cristiana. L'Avvento è l'inizio delle nostre esperienze di fede. Chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che non siamo vigilanti nel riconoscerlo presente in mezzo a noi e non viviamo nell'attesa della sua venuta. Tu che sei venuto nel mondo per salvarci, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che continui a visitarci con la tua grazia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che tornerai alla fine dei tempi, nello splendore della tua gloria, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Accendiamo la prima candela di Avvento. Accompagniamo il gesto con il canto O viva fiamma. Preghiamo. O Dio misericordioso, che nel tuo unigenito ci hai fatto rinascere creature nuove, guarda all'opera del tuo grande amore e rendici puri da ogni macchia di peccato, nell'attesa del tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio. Ascoltatemi attenti, o mio popolo, o mia nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza. Le mie braccia governeranno i popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto. Poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, poiché le tarme li roderanno come una veste e la tignola li roderà come lana. Ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Davanti a me, riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Benedicimi, Padre. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima, infatti, verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere, chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Non ricordate che quando ancora ero tra di voi, io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete che cosa lo trattiene, perché non si manifesti se non nel suo tempo. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato, e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca, e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. La venuta dell'empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Dio perciò manda loro una forza di seduzione, perché essi credano alla menzogna e siano condannati tutti quelli che invece di credere alla verità si sono compiaciuti nell'iniquità. Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre il Signore Gesù uscito dal Tempio se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Egli disse loro, «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». Al Monte degli Ulivi, poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero, «Di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose loro, «Badate che nessuno vi inganni. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo, «Io sono il Cristo», e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà il cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa pagina di Vangelo, Gesù racconta la fine dei tempi, ma anche ogni tempo. Descrive una situazione storica, falsi profeti, guerre, rivoluzioni, carestie, pestilenze, persecuzioni. È la situazione di allora, è la situazione di oggi, è la situazione di ogni epoca. E se da un lato ci colpisce questa attualità di questa parola, dall'altro quasi ci dà fastidio, ma già queste notizie le abbiamo dal telegiornale, che bisogno c'è di sentirle anche in chiesa. E però se questa è la situazione, la pagina del Vangelo ci offre due piste, due indicazioni su come stare dentro la realtà di questo tempo. E potremmo dirle così, le indicazioni del non e le indicazioni del sì.
le indicazioni del nonno. Non lasciatevi ingannare. Non seguite i falsi profeti. Certo, oggi continuamente ci sono falsi profeti che anche in nome del Vangelo, apparentemente, vestiti da agnelli, in realtà ci portano fuori dal Vangelo, lontano dalla logica di Gesù. È la loro ideologia che diventa criterio di vita, non il Vangelo di Gesù, non la parola di Dio. Non seguiteli, non lasciatevi ingannare. Ancora, non terrorizzatevi, non abbiate paura. E lo diceva di fronte a un tempio, segno della presenza di Dio che stava per crollare definitivamente, per sempre. Non terrorizzatevi, non abbiate paura. Dio non crolla. Non attaccatevi a sicurezze terrene, credendo di poter trovare in quelle la vostra salvezza. Certo, le cose umane sono anche importanti, ma non ci salvano. È inutile che ci illudiamo, anche se siamo tutti vaccinati 4 volte, 5 volte, moriremo lo stesso. Moriremo lo stesso. Non attaccatevi alle sicurezze terrene. E dopo questi non ci sono 3 sì, per dire che questa situazione nella quale siamo è un'occasione in positivo. È occasione, primo, per scegliere Dio come il nostro bene, come l'ideale. Sì, il tempio crolla, non resterà qui pietra su pietra, dice Gesù, ma Dio non crolla, Dio non viene meno. Certo, siamo in una realtà in cui ogni valore ha perso valore, in cui non ci sono più sicurezze, in cui tutto è fluido, tutto è liquido, ma Dio resta la roccia su cui costruire la vita. In fondo, queste 2 famiglie che vivono e celebrano il battesimo del loro bambino ci consegnano questa certezza, che c'è un assoluto della vita che resta, su cui affidare una libertà, ed è il Signore. Secondo, questa situazione è occasione per dare testimonianza, per far vedere che anche dentro le fatiche abbiamo uno sguardo lieto, abbiamo la pace nel cuore, sappiamo stare con speranza, con armonia, con serenità, anche dentro le difficoltà e le fatiche della vita. E infine terzo, ci dice Gesù, che la croce, la logica della croce, è il vero fattore di salvezza, che è l'amore che ci salva e che anche dentro le fatiche di questo tempo noi possiamo sempre amare. Non ce la faccio, ma io posso amare. Allora iniziamo l'Avvento con questa certezza. La certezza che l'amore verrà, sconfiggerà la morte, sconfiggerà le tenebre, sconfiggerà ogni fatica. Non seguiamo falsi profeti, non attacchiamoci a sicurezze terrene, non terrorizziamoci. L'amore verrà e questo amore crocifisso sarà la nostra salvezza. Ed è proprio nel segno dell'amore crocifisso che viviamo adesso il battesimo di questi 2 bambini. Thank you.
Stiamo pure seduti. Primo gesto è quello della benedizione dell'acqua nella quale questi bambini saranno battezzati. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente. Hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Discenda su quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questi bambini vengono ora battezzati nella fede della Chiesa. Rinnoviamo allora le promesse del nostro battesimo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Carissimi genitori, volete che i vostri bambini ricevano il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Leonardo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Stefano, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Mettetevi pure qua a destra, siete pure qua così. Ecco il primo gesto che ora facciamo, che dice quello che è accaduto col battesimo. È l'unzione col Sacro Crisma, dice che questi bambini, ricevendo lo Spirito Santo, assumono lo stesso carattere di Gesù. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato, vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Amen.
secondo gesto è la consegna della veste bianca. Cari bambini, siete diventati nuove creature. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Amen. Terzo gesto è una candela che ora i genitori accendono. Ricevete la luce di Cristo. Consegniamo ai papà. A voi genitori, padrine e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, conceda a questi bambini di ascoltare presto la sua parola e di professare la fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Effatà, apriti. Effatà, apriti. Ci alziamo. Rivolgiamo con fiducia al Signore le nostre invocazioni dicendo insieme: vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Signore, vieni nella Chiesa Ambrosiana, che oggi inizia questo tempo di attesa e di speranza, ti preghiamo. Vieni Signore Gesù. Signore, vieni nel nostro mondo, sconvolto da guerre, drammi e tragedie, ma che non rinuncia a cercare la giustizia e la pace, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, vieni su questa terra, duramente colpita dal terremoto e dai cambiamenti climatici, spesso provocati dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, vieni accanto ai carcerati, ai più poveri e indifesi, e a quanti vivono il dramma della solitudine, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, scendi sui piccoli, Leonardo, Raffaele, Jacopo, Tommaso, Nicole e Stefano, che oggi ricevono il battesimo, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, dona la vita eterna a tutti coloro che in questi giorni hanno lasciato questo mondo, in particolare Luigi Lampertico, Irma Pirovano. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Dio, risveglia la tua potenza e vieni, allontana gli assalti del male e sostieni la Chiesa che si affida alla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'insegnamento che il Signore ci ha dato, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un segno, un inchino, uno sguardo di pace.
Accogli, o Dio, il sacrificio che ti offriamo perché accresca la nostra dedizione e porti a compimento la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Padre Santo e Onnipotente, per Cristo, Signore nostro. Con la sua prima venuta nell'umiltà della carne, egli portò a compimento l'antica speranza e aprì il passaggio all'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo, nello splendore della gloria, potremo ottenere in pienezza di luce i beni promessi che ora osiamo sperare vigilando nell'attesa. Con questa fiducia, uniti ai cori degli angeli, cantiamo insieme l'inno di lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato il Padre, perché venga in mezzo a noi il suo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Con la benedizione del Signore distribuita ai vostri fratelli e alle vostre sorelle, il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Canto alla comunione, numero 237. Sul foglietto dei canti. Thank you.
alcuni avvisi. All'uscita trovate delle signore generose che hanno preparato vari prodotti per aiuto al restauro della nostra chiesa. Oggi pomeriggio alle ore 15 in sala Argenzia inizia la rassegna di teatro dialettale. Durante l'Avvento invitiamo a portare generi alimentari per vivere una fraternità con i nostri fratelli e le nostre sorelle più bisognosi della nostra comunità. Sempre all'uscita potete trovare un libretto per la meditazione sulla parola di Dio per tutto il tempo di Avvento e Natale. Da lunedì riprende l'adorazione in santuario secondo gli orari che trovate sul notiziario. E inizia anche la visita natalizia alle famiglie che ne hanno fatto richiesta secondo il calendario che vi è stato comunicato. Domenica prossima vi sarà la giornata di ritiro per tutti. La faremo in sala Argenzia. Inizieremo al mattino alle 9, vi sarà una riflessione tenuta da Don Claudio Burgio, che è il cappellano del carcere minorile Beccaria, del fondatore della comunità Kairos. Vi sarà la messa, sempre in teatro, alle ore 11. Poi per chi vuole c'è la possibilità di fermarsi anche per il pranzo. Nel pomeriggio uno spettacolo di musica e teatro e concluderemo la giornata insieme con una castagnata in oratorio. Trovate il programma dettagliato della giornata di ritiro di domenica prossima sempre sul notiziario che potrete ritirare all'uscita. Preghiamo. Durante il periodo di Avvento invitiamo la comunità ad affidare al Signore le proprie intenzioni di preghiera, riponendole nell'urna all'altare della Madonna. Ricevuti i tuoi doni di grazia, ti chiediamo, Dio Onnipotente, che cresca in noi assidui alla tua cena il frutto della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.